padre di Renzi, e lui perde la pazienza. Stai zitto, faccia DM. In un servizio andato in onda ieri sera, realizzato da Filippo Roma, Tiziano Renzi ha letteralmente perso le staffe contro la IEM di Italia 1, il servizio parlava del caso di Bobby Evans, un ex lavoratore nigeriano che deve ricevere ancora 90.000 euro da un'azienda riconducibile proprio al signor Renzi. Era stato proprio lui a dirci che avrebbe risposto dei debiti della Arturo SRL. Ma di fronte al ragazzo, papà Renzi si è lasciato andare all'insulto. Ci vediamo in tribunale. Faccia di M. Ma stai zitto, faccia di M. Avrebbe detto il papà dell'ex premier a Filippo Roma. Lo stesso Roma, alla Diplomas, ha spiegato di essere tornato dal padre di Matteo Renzi poiché un mese fa proprio Tiziano aveva preso l'impegno, sempre con le donne, di risolvere la situazione. Speriamo che Tiziano Renzi si ravveda e mantenga le promesse. Certo è che noi gliene annoiamo, quando le vicende ci appassionano, le portiamo fino in fondo, ha detto l'inviato di Italia 1, che ha chiesto a Renzi Senior di onorare l'impegno preso. Tutti quelli che hanno da dire da Arturo vengano da noi, si facciano vedere, finalmente pagherà chi deve essere pagato, aveva infatti spiegato Tiziano Renzi nella puntata precedente a quella andata in onda ieri sera, e noi quindi lo abbiamo messo in savis con l'ex lavoratore. Spiega Roma. Omoidi Evans distribuiva i giornali per conto della società Arturo e deve ancora ricevere 90.000 euro. La scorsa volta Renzi ci aveva detto che lo avrebbe pagato. Noi lo abbiamo preso alla lettera, ha aggiunto l'altro. Evans non porta solo i giornali, è anche un musicista, e ha scritto una canzone dedicata a Renzi, Io ballerò. Quando ha visto Evans con il volto che cantava e ballava però Renzi ha perso le staffe. Era così arrabbiato che ce ne siamo dovuti andare. D'altra parte, ammette Roma, questi soldi lui non li deve dal punto di vista giuridico, resta un obbligo morale, un doppio obbligo morale, visto che l'impegno l'aveva preso anche con gli spettatori. Il prossimo passo? Vediamo, non lo so ora che succede. L'unica certezza è che le